faccio l'OS in un RSA. E allora noi lavoriamo in corsia in base a un minutaggio, che è decretato di una giunta regionale. E allora comunque siamo sempre di corsa. Purtroppo non c'è più, con questo minutaggio non si riesce a stabilire, diciamo, un rapporto fra pazienti e operatori sanitari. Invece, in tempo di Covid, tutti questi problemi che ormai si sapeva sono usciti poi un po' a galla, no? E le cose sono peggiorate dal punto che il sistema sanitario privato è stato molto dimenticato. In questo modo è iniziato a propagarsi un po' l'epidemia in tutto un piano, in un reparto Covid. Infatti poi io ero una responsabile, una rappresentante della sicurezza dei lavoratori, e allora avevo formato una squadra per lavorare in questo reparto Covid in modo di assistere alle persone che erano lì. Allora la tensione era tantissima, cioè la paura era giornaliera di non sapere cosa ti portavi a casa. Psicologicamente è stato molto stressante, nonostante le persone che erano ricoverate lì, cioè, sentivi che ti ringraziavano per quello che stavi facendo, e questa era una cosa bellissima, no? Perché erano persone che li conoscevamo quando stavano bene, e poi vederli che finivano magari che non ce la facevano a combattere questo Covid, e doverli mettere, diciamo, nei sacchi neri in modo di imballare, diciamo, la salma, è stata per me la cosa più brutta che ho dovuto sopportare. Infatti quando ci parlo sto male, perché non mi sembra una cosa reale, e sono rimasta un po' provata di questa cosa, perché persone che magari un giorno, un mese prima, giocavano alle carte o ridevano e scherzavano, non c'erano più. Poi mano a mano si sono ammalati tanti colleghi, si sono ammalati tanti infermieri, e allora le persone che diciamo eravamo sani, andavamo a lavorare, anzi, secondo me tanti dei miei colleghi, anche se avevano male alla schiena o magari avevano la paura, sono andati sempre a lavorare. Ai colleghi veramente i rapporti si sono più allacciati, perché a volte c'erano le mie colleghe che in un momento di debolezza, di paura, prima di iniziare il turno si mettevano a piangere. E allora questa cosa, cioè, un po' ci toccava sul profondo, no? E allora eravamo uno sempre a stare più attenti, guarda, no, lavate le mani, fa questo, uno sempre a preoccuparsi del collega, e questa è stata una cosa bella. Anche quando si smontava del turno si parlava, ma come stai, come non stai. C'è sempre stato un supportarsi, e questa è stata una cosa bella, sì. Invece però questa cosa con gli operatori, gli infermieri, poi io, la mia decisione è stata di andarmene di quelle strutture, di lasciare un tempo indeterminato per andarmene altrove. Di testa non stavo più bene, non mi sentivo più sicura lì in quel posto di lavoro, non mi sentivo più sicura. Allora, io personalmente mi sono chiusa proprio in casa, il fatto di non andare neanche a fare le spese, perché non volevo essere io un vettore da portare magari qualcosa, qualche virus dentro la struttura. Però il fatto era che del lavoro magari mi portavo qualcosa a casa, e quello era la paura, no? Infatti è arrivato un punto che al mio compagno, io gli ho detto in lacrime, gli ho detto: guarda, se tu non te la senti di stare ancora qua, vai a casa della tua mamma, perché io non so cosa mi porto. E lui molto carinamente mi fa: no, guarda, se ci ammaliamo insieme.
E questa cosa è stata molto, molto bella, no? Mi Interessante. commuovo ancora perché ho dei ricordi un po' brutti. Infatti ho dovuto parlare anche con il psicologo. Meno male, la CGIL avevano messo a disposizione quel servizio. Sono stata così disperata perché avevo proprio bisogno di parlare con qualcuno che magari mi capisse, non lo so, perché poi io come delegata sindacale, come anche rappresentante della sicurezza, non potevo dire le mie paure ai miei colleghi perché dovevo essere la forte. E allora come psicologo invece poi mi sono lasciata andare, no? Ho mostrato anche le mie paure e spero che piano piano poi queste cose le vado a superare.